L'impressione che ho avuto è che è un posto dinamico. Questa è l'impressione che ho avuto io, magari altri pensano che è un posto antico, eccetera, ma ho visto un certo esuberanza giovanile. Rispetto ad altri posti della Puglia è senz'altro vero. Anzi, in realtà in alcuni momenti siamo andati troppo di corsa, no? Cioè, abbandonare in realtà il retaggio culturale di una società che è contadina, che in realtà corre verso una società industriale o pseudo-industriale, in realtà non è sempre stato un bene, voglio dire, perché adesso ci troviamo anche un po' spiazzati, no? Da quello che abbiamo trovato in corsa, perché ci sono mutazioni in realtà di un territorio che andrebbero acquisite, no? Cioè, alcuni processi vanno prima sedimentati, no? Invece noi dagli anni 50 fino ad oggi è veramente stata una corsa forse anche troppo veloce in realtà, perché e non ben strutturata, no? Però mica la fine si corre. Il processo dell'industrializzazione in generale, dell'impresa turistica, ci sono processi che non abbiamo sedimentato e che in realtà oggi insomma ci vedono anche un po' spiazzati, no? Però forse non è un problema solo per Salento. È un'età di transizione. Sì, sì, insomma, in realtà la tecnologia, io non so, sono amisoneista per natura. Ma in generale, cioè, la meccanica l'ha trasformata la società, ma con processi che sono andati meno veloci, no? E la tecnologia che ha mutato questa società, i valori in 10 anni, e c'è chi come me non sa neanche 40 anni e rimane, chiedo scusa, io sono con le spalle. Alla scuola addirittura, sì. E uno degli esempi che portano, abbiamo parlato molto del piano regionale, l'idea del piano regionale, che è diverso dalla regione italiana, è un'entità fisica che include certi aspetti culturali, di varietà culturale. E fra i vari esempi, non ci crederà, ma portano al Salentino, sì, in cui dicono ci sono delle città magnete, come Lecce, Taranto, e poi c'è un'infrastruttura molto densa di urbanizzazione del paese, con altri sedimenti con la loro cultura, in modo che le nuove inserzioni possono avvenire in relazione a quella infrastruttura. Sì, in realtà è diverso perché era di origine feudale, eccetera. Sì. Però, fra le varie cose che si studiano in termini di piani regionali c'è anche questo, proprio dal punto di vista storico. C'è anche una cosa che è molto pubblicizzata, che è questa distrettualizzazione culturale del Salento, che in realtà porta, però io non vorrei che fosse un errore interpretativo. Cioè cioè nel senso che è andato molto, non so, il professore forse mi può aiutare in questo, non vorrei che in realtà fossimo un prodotto di marketing più che un processo vero di distrettualizzazione. Cioè non vorrei che stessimo facendo un errore di interpretazione che poi quindi insomma è molto, cioè, anche quello è una di quelle cose che va analizzata e bisognerebbe che si dimentasse un pochino prima di immaginarlo come modello, diciamo. Io ancora non, perché i piani regionali sono il principio e hanno un valore nel senso della trasformazione della zona rurale, dei piccoli centri, ma perché il problema che abbiamo in Australia è quello di mantenere certi elementi culturali esistenti, perché altrimenti vengono avanti. L'identità, che è un processo, una di quelle cose che è il rischio della globalizzazione, no? Però ecco, quando si trova un tratto identitario, poi bisogna che sia vero. E io non so dire se il Salento ha trovato i veri tratti di identità. Questo è il mio dubbio, voglio dire, ma non solo da pubblico amministratore, da cittadino. Sì. Non vorrei essere un prodotto del marketing, delle mode, diciamo. C'è un rischio di mercificazione dell'identità. Il professore dice meglio. Professore, l'idea del reticolo delle, no,
che lei, appunto, che noi diciamo regionalizzazione, in realtà il Salento presenta non solo alcuni punti focali importanti, lei citava Lecce, Taranto, Brindisi, che facevano parte del Grande Salento qualche tempo fa, ma poi questa riscoperta di piccoli centri, ognuno con il proprio, come, con una identità culturale che serve quasi ad arricchire questo patrimonio, quindi proprio il senso della rete, dei vari nodi della rete importanti che secondo con giovani sindaci intelligenti e colti naturalmente può essere, può venire fuori con maggiore forza. Sì, diciamo che bisognerebbe ragionare in termini di identità come valore, no? Per noi invece una provincia come un'altra, noi un centro comune quasi, il rischio è stata la competizione tra le municipalità che di fatto hanno anche paralizzato l'ente intermedio di coordinamento che per noi è la provincia, mentre per voi la regione, per noi è la provincia, l'ente intermedio di coordinamento, se non è venuto fuori in questi anni, se non in qualche momento di politica illuminata, non ho problemi a dire, per esempio Ria da questo punto di vista ha interpretato bene quel ruolo al di là del singolo ragionamento, è stato esasperato da un eccessivo municipalismo, quello negativo diciamo, no? Per cui questo, forse perché poi anche storicamente non è che i tratti identitari di una provincia così estesa come il Salento siano poi in realtà facilmente individuabili. Ecco perché quello che abbiamo individuato rischia di essere il prodotto di una moda, perché non c'è un... Ma c'è il rischio, certo. Non c'è uno studio... È un processo, in paesi nuovi è un processo. Sì. Perché sì. Io che vedo la pianificazione. Noi dovremmo tutti credere alla pianificazione. Sì, probabilmente è l'unica cosa che... Sì, forse però insomma, l'Australia, voglio dire una cosa che voglio dire una cosa, però insomma, ecco, quando noi abbiamo e quando rappresenti non solo il tricolore ma la storia e quello che ti hanno, che ti hanno consegnato i greci che sono stati qui, forse è più da groppo in gola, diciamo, no? Per cui il rischio è veramente che... No, ecco, se la leggerezza e la superficialità nell'individuare il tratto identitario di un territorio, che da noi potrebbe essere, un'operazione di marketing, l'altro è che tu vieni paralizzato da un'eredità, da una storia, che no? Se tu sei qui e sei in un palazzo che ha voluto Raimondello Orsini e poi sai che più o meno Maria Denghen, voglio dire, sai comunque calpestando pezzi di storia, che Maria Denghen, che voglio dire, pur di sposa il re di Napoli, pur di non far morire la sua gente e i suoi eserciti pronti a morire per lei, un attimo, ti accorgi che insomma... No, è molto più difficile. Cultori. Per esempio noi in questa regione di Canberra, dove io vivo, c'è una città, Waga, e hanno una cultura del vino, dei vegetali, è un centro importantissimo, originato da italiani e continuato da italiani. Quindi c'è un carattere anche storico molto più elusivo di quanto sia qui, ma c'è, vediamo. Lavoriamoci su. Però ci spostiamo forse, no? Sì. Allora,